La legge della natura richiede una scelta di campo. Un'isola baciata dal sole, dove già le specie hanno trovato terreno fertile. A ciascuno la propria riserva di vita e di luce. L'albero rilascia un piccolo seme sul terreno vicino ad esso. La luce accarezza la terra più all'esterno, ma è verso il centro dell'isola che il nutrimento è migliore e più prezioso. Rilasciare un seme, fare crescere i propri alberi e raccogliere i doni del sole, che lentamente ci porteranno più vita. Ma tanta grandezza porta ombra, ombra che contrasta con le necessità degli alberi, di quelli degli altri e anche dei nostri, perché il sole si muove e non ha preferenze per nessuno. Quando arriva il momento di raccogliere la luce e per il breve istante in cui il sole è in quella posizione, ciascuno farà i conti con le proprie scelte nel bene e nel male. Perché alla prossima raccolta sarà diverso. Sarà migliore o peggiore. Alcuni cresceranno, altri rilasceranno i semi. E nell'isola tutto continuerà a mutare, ad evolversi. E poi un grande albero, raggiunto il massimo splendore, conclude il suo ciclo vitale. E se le scelte saranno state ben fatte, ci sarà spazio per la sua futura rinascita. La vita continua, il sole farà la sua rivoluzione 3 volte ed alla fine sarà la luce a premiare chi ha prosperato di più sull'isola di Photosynthesis. Il tema del ciclo della vita è pienamente rappresentato in Photosynthesis, competitivo da 2 a 4 giocatori impegnati a far crescere e prosperare la specie di alberi scelta. Seppure il gioco sia facilmente classificabile come astratto, l'autore è riuscito a creare un'ambientazione credibile, percepibile e perfettamente rappresentata nelle meccaniche di gioco. Tutti i giocatori iniziano con le medesime possibilità, la quantità di semi e di alberi già disponibili ed il tabellone aperto ad ogni schema. Ma fin dalla posa degli alberi iniziali si può costruire un'idea di gioco diversa dagli altri. La sensazione di crescita e di evoluzione è resa in maniera semplice ed efficace, laddove prima il seme e poi i 3 diversi stadi di crescita dell'albero siano imprescindibili da qualunque strategia. La posizione del sole e le ombre proiettate sono i modi naturali e logici di raccogliere punti luce, i quali però influenzano solo in minima parte il calcolo finale. In Photosynthesis, infatti, i punti veri si ottengono quando gli alberi terminano il loro ciclo vitale e abbandonano il terreno dove sono cresciuti. I terreni danno ricompense diverse a seconda della posizione sull'isola. Questo aspetto, insieme alla gestione di luce ed ombra, rappresenta la maggior parte del sistema di gioco, semplice, fluido e pienamente legato all'ambientazione. L'aspetto più gestionale sta nel metodo di riciclo degli alberi raccolti dall'isola dopo una crescita o un fine ciclo. Se sulla plancia del giocatore non vi sarà spazio libero, dovranno essere abbandonati per il resto della partita. L'estetica e l'iconografia generale è davvero bellissima. Le tipologie di alberi sono diverse nell'aspetto e nel colore, riportano piccoli dettagli che è divertente scoprire giocando. E grazie ad una chiacchierata con l'autore ho saputo che tutti i materiali sono fatti di carta riciclata. Photosynthesis, a mio parere, è un gioco per tutti, che può essere approcciato in modo semplicistico grazie alla snellezza delle regole, ma che offre una grande profondità strategica ed è quindi apprezzabile da tutti i tipi di giocatori. Grazie per avermi seguito. A presto!